Allora, per concludere, vorrei chiamare due ragazzi, Corelli, Valeria e Guerra Michela. Ci sono? Non ci sono? No. Avevano partecipato con un bellissimo racconto incentrato sul mito di questa terra. Hanno immaginato Minturno il padre di una fanciulla di nome Scaura che, dovendo consegnare, diciamo, perché nel proprio paese ci sono difficoltà politiche, e la dea Marica si presenta come nutrice di questa bambina Scaura. Il premio era aperto anche alla scrittura per giovani ragazzi e la famiglia Valerio aveva messo a disposizione due targhe. E a questo punto, allora, in onore sempre di questa sezione, prego signora Andreina, leggiamo proprio come messaggio per giovani un brano di un impegno del professor Filippo Signore per quanto riguarda il bullismo, anche come messaggio, diciamo, alla cultura giovanile. Ecco questa parte. Nella sala Ulisse del centro commerciale Ithaca di Formia, promosso dalla nuova Università del Golfo, si è svolto un convegno sul bullismo. Molto interessanti e utili le relazioni e tutti brillanti gli esperti intervenuti. Bulli sempre più giovani, necessità della prevenzione e della meritocrazia, abbigliamento degli alunni, ripristino del voto di condotta, alcol, droga e salute mentale nei giovani, stop al bullismo, esperienze di una professoressa. Bulli sempre più giovani, necessità della prevenzione e della meritocrazia, abbigliamento degli alunni e ripristino del voto di condotta. Le relazioni sono state precedute da una mia introduzione nella quale ho illustrato le motivazioni che mi hanno spinto a proporre e ad organizzare un convegno sul bullismo, un fenomeno che da tempo mi angoscia sempre di più come nonno, genitore, ex docente e preside. Dopo aver precisato che il termine bullismo deriva dall'inglese bully, che significa prepotente, spaccone, e indica l'atteggiamento aggressivo e vessatorio dei cosiddetti bulli, ho sostenuto che il fenomeno del bullismo non riguarda solo la prevaricazione fisica, ma anche quella psicologica. Ciò purtroppo porta alla cosiddetta morte sociale, alla propria disistima, in un susseguirsi di effetti devastanti che possono spingere, come spesso si è verificato, anche al suicidio. Offese, minacce, botte e danni alle cose. Sono questi gli atti del bullismo perpetrati sempre più frequentemente dai giovani negli ultimi tempi. Il bullismo, il vandalismo giovanile, non si estingue nell'atto prevaricatore, ma diventa strumento per fini illeciti come quello di procurarsi denaro e oggetti di valore. Ho citato quindi numerosi titoli riportati dai giornali, ad esempio rapinatori per noia, 5 ragazzi aggrediscono un trans, raid in stile arancia meccanica, c'è anche una ragazza, 15 giorni di colonia infernale, vacanze incubo in Abruzzo per 50 bambini in balia di una ventina di bulli, gang di 20 figli di papà devasta e si filma solo per scacciare la noia, o ancora bullismo telematico, una ragazza si uccide a 16 anni per la vergogna delle foto hard, il fidanzato 2 anni fa ha messo in rete alcuni scatti osè, ragazzino legato e seviziato da una baby gang. Ancora al termine ho ritenuto poi opportuno baby gang di giovanissimi rapina e minaccia più volte di un coetaneo, la vittima ormai allo stremo ha chiesto aiuto ai genitori, due ragazzi 17 e 13 anni incendiano la scuola per evitare il compito in classe, ancora in gita coi bulli, molti docenti si rifiutano di accompagnare gli alunni in gita scolastica. Tragedia del bullismo, a 13 anni si impicca in casa, era tormentata dalle compagne di classe gelose della sua bellezza. Il convegno, preannunciato molto tempo prima, ha avuto un successo lusinghiero con la presenza di oltre 500 persone, tra le quali circa 300 giovani provenienti dalle scuole superiori della città del Golfo. Sono molto soddisfatto e spero che l'impegno profuso dalla nuova Università del Golfo nella lotta al bullismo darà i frutti sperati. Grazie Filippo. E ovviamente da queste scene di paura, di devastazione eccetera, nuovamente ritorniamo all'ultima poesia, sempre in onore di Ornella Valerio, Nuove parole alla figlia Fiammetta di Renato Filippelli. Perché, vedi, io non so aprirti le vie serene che portano a Dio e non potrò sorreggerti con quelle mani solari che ebbero rudi e persuasi uomini come mio padre, perché a volte mi prende una pietà oscura di te che sei la figlia di un uomo fragile e incerto, che purtroppo aspetta dalla morte e ha paura di spaventarti,
se un poco ti avvicini al suo silenzio. E un giorno dovrà pure domandarti perché non ti pensavo. Ecco, siamo alla conclusione della premio. È necessario qualche ringraziamento. Nel passato ne ho scritti tanti, forse la crisi ci spinge a stringere anche per i ringraziamenti, perché non sempre c'è una forte, diciamo, presenza e sostegno in questi momenti in particolare. Però una cosa importante voglio dire, che i ragazzi della scuola media di Minturno, anche il nome suo dirigente, l'amico Elia, ha partecipato in toto anche con la collaborazione del professor Federico Alteri, che fa parte della commissione. Il premio è stato inviato a tutte le scuole del territorio e oltre, valore regionale, con la speranza di creare dei piccoli pensatori per la poesia e per la narrativa. Anche perché siamo convinti che avvicinare i giovani a queste due, realtà così importanti in qualche modo possa essere un'alternativa significativa. Però devo fare delle scuse alle signore questa sera premiate. Non abbiamo preparato i fiori. È di prassi tutti questi magnifici premi nazionali, eccetera, fare un piccolo bouquet alla signora che viene da lontano, che ha faticato in questa lunga corsa, vero Ernesto, in una giornata assolata. Io perciò mi sono rivolto a te, perché tu hai guidato questa macchina, eccetera. E noi abbiamo, forse perché anche non c'è stato molto tempo a disposizione, ma io posso recuperare questa storia di fiori, lo dico in modo particolare alla signora Lucetta Scarfia, che fa parte della Commissione Giovani, alla signora Anna Foa, soprattutto vincitrici, la signora Emilia Rossi, la signora Galeotti. Ve ne andate con il profumo di Minturno, del Teatro Romano di Minturno. Facciamo appunto questo dono, visto che la signora Emilia Rossi ha espresso un giudizio così lusinghiero su questo luogo, che lei non conosceva, è stata un'occasione ovviamente per conoscere, così per tanti che sono venuti. Ecco, io mi auguro che la 37esima edizione, non vi leggo una memoria del generale Gaetano Tamburino Orsini sulla 17esima annata del premio, che era un po' un grido di dolore e di speranza. Ecco, io su questa stessa onda, ecco, chiudo questa serata. Credo che i tempi siano stati impeccabili, almeno questo mio. Lo riconoscete, sono appena le 8 e 12, e quindi ci tenevo, anche perché nel ringraziare anche la famiglia Filippelli e tanti altri, insomma, perché la memoria non è qualcosa che si trova a buon mercato. La memoria è una scelta, la memoria è una fatica, perché ci impegna a togliere alcune cose e a conservarne altre. Evidentemente quelle che sopravvivono nella nostra memoria sono quelle importanti e che ci guidano ancora, ci danno la forza per andare avanti. Quindi un ringraziamento all'amministrazione comunale, perché il premio, e ci terrei a dirlo, non è di Michele Graziosetto. Il premio è della collettività del Comune di Minturno. Io mi sforzo di rappresentare una continuità e una promessa fatta agli amici che l'hanno fondato, che tanto Ambrosini ed altri, e anche la Proloco di Minturno, che mi ha messo a disposizione anche in modo particolare Nunzio Stendardo, che ha organizzato qui la microfonia e tutto l'apparato telematico e tecnico. E devo anche ringraziare per esempio Santa Lucia, quella produttrice di mozzarella, ci ha fatto un piccolo sconto, perché dopo questo premio per gli ospiti c'è un piccolissimo buffet
per la ristorazione dei prodotti locali qui a fianco al Teatro Romano Minturne. Devo ringraziare la provincia che si vive un momento di grande difficoltà perché non sa di che morte deve vivere, perché sa, si può anche morire, ma poi si può anche rinascere e rivivere. E devo ringraziare, c'è stato l'assessore regionale, che saranno attenti a questo premio, ma io non mi preoccupo tanto di questo premio finale, visto che la 36ª sta chiudendo, io mi preoccupo ovviamente di quello successivo. Se è necessario organizzare questo premio in modo più ampio, io lo dirò all'amministrazione comunale, approfitto, qui c'è la consigliera Mozzolini, il premio, se il comune intende, diciamo, svolgerlo in una formula più ampia, eccetera, con le energie necessarie, che senza energie e idee non è che le cose camminano, perché a parlare siamo in tanti e a camminare poi siamo veramente in meno tanti. Ecco, uso questo eufemismo, diciamo, questa frase antifrastica, insomma, ecco, eccetera. E infine voglio ringraziare la famiglia Valerio e in particolare Gianna, Franco e Gianluca in modo particolare per questo contributo che loro danno continuamente al premio Minturne. E infine, ovviamente d'obbligo, due parole le concedo alla professoressa Scognamiglio e poi alla, perché diciamo rappresenta un gruppo dell'Università Federico II di Napoli che per vari motivi poi questa sera 28 luglio molti vanno in vacanza, eccetera eccetera, e quindi siamo in pochi anche come commissione. Prego. Grazie. Comunque devo giustificare i miei amatissimi colleghi, grandi lavoratori, non è che stanno in vacanza, e che purtroppo sono Pasquale Sabatino, direttore del Dipartimento di Filologia Moderna, Matteo Palumbo, sono impegnati nel TFA, che è questo malefico e famigerato tirocinio formativo attivo, e quindi sinceramente io, perché ho casa qui, sono qui fisicamente, loro non avendo casa qui stanno stremati a casa, ma non stanno al mare. Comunque volevo ringraziare Michele a nome del nostro dipartimento, tu sai che questo premio tu hai avuto vicino un nostro vecchio direttore Vittorio Russo e poi Dante della Terza, il mio maestro, e di questo sono felice di aver ereditato in parte quello che lui ha sorgato. Grazie. E quindi un ultimo annuncio negli ultimi minuti, io vorrei fare la sorpresa, anche perché si è capito che c'è una sezione giovani per la storiografia e per la storia. Ecco, Lucetta Scarafia, mi permetto di invitarti a dire anche le motivazioni con cui noi abbiamo inventato questa, perché abbiamo fatto una cosa, ah no, se te la senti di dire due parole, mi farebbe piacere, anche per far parlare un poco quelli che sono presenti, e mi farebbe piacere che, ecco, indicassi le motivazioni in cui che ci siamo scambiati a Roma per questa. Grazie, grazie molto al professor Graziosetto per aver aperto quest'anno la sezione del premio ai giovani, perché pensiamo che in una situazione come questa dell'Italia, in cui ai giovani ci sono offerte veramente poche prospettive e pochissime possibilità di inserirsi nella vita lavorativa, dare almeno qualche premio ai giovani che più promettenti, quelli che lavorano di più, che cominciano a dare dei prodotti importanti, dei frutti per la nostra, per il nostro paese, sia molto significativo e importante, proprio perché oggi essere giovani è molto più difficile. Quindi grazie al professor Graziosetto. Noi giustifichiamo anche l'altra componente, Ritanna Armeni, che non è potuta venire per motivi particolari, ma noi la ringraziamo lo stesso per aver accettato di far parte di questa commissione. Noi ringraziamo tutti, vi salutiamo, vi abbracciamo e speriamo che al Teatro Romano di Minturne possiamo celebrare la 37ª edizione. Grazie a tutti. E chi vuole restare al piccolo buffet del Teatro Romano di Minturne. Grazie.